Celebrati questa mattina a Faenza i 40 anni di attività della cooperativa Snoopy Casa di Ravenna, in occasione dell'inaugurazione del nuovo intervento di edilizia residenziale sociale di via Cimabue, che comprende 16 alloggi, dei quali 12 destinati al godimento permanente a canone agevolato e 4 alla proprietà. L'evento si è aperto con un incontro dedicato a soci e istituzioni, organizzato all'interno della sala Riro Gemos, a cui hanno presenziato il presidente Giovanni Dallara, il senatore Stefano Collina, la consigliera regionale Emanuela Rontini, l'assessore all'urbanistica del comune di Faenza Domizio Biroddi, l'assessore alle politiche sociali Claudia Gatta, il presidente di Federabitazione Confcooperative Luca Bracci, Carlo Dalmonte presidente e Andrea Pazzi direttore di Confcooperative Ravenna. Snoopy Casa compie 40 anni, anniversario importante per la cooperativa. Beh, importante perché sono passati 40 anni dalla nascita, che risale ovviamente al 1976. Un percorso lungo che ha... ci sono stati anche dei cambiamenti, perché ovviamente Snoopy Casa si è adeguata a quelle che erano le situazioni e alle esigenze dei propri soci, quindi si è trasformata da cooperativa prevalentemente a proprietà divisa a cooperativa mista. Dal 2000 ha realizzato diversi interventi tipo questo che abbiamo inaugurato oggi, perché sono interventi di edilizia sociale a canone agevolato che assegniamo ai nostri soci appartenenti alle categorie più disagiate. Ecco, appunto, 40 anni sono un bel traguardo. Che cosa significano? 40 anni è un grossissimo traguardo per Snoopy Casa, perché comunque Snoopy Casa è partita con una piccola realtà, quindi molto probabilmente era impensabile quando è nato Snoopy Casa che il percorso fosse stato così lungo e anche così interessante, perché comunque Snoopy Casa ha realizzato tante iniziative anche importanti di recupero, di rigenerazione. E quindi questo vuol dire che la volontà degli amministratori, dei dipendenti, hanno fatto sì che si siano create le giuste condizioni, con molta umiltà, perché comunque la cooperativa ha sempre operato con molta umiltà, cercando di dare le giuste risposte a quelle che erano le richieste della propria base sociale. Per cui interventi importanti, interventi radicati su tutto il territorio della provincia di Ravenna, quindi abbiamo coperto integralmente, anche se era nata inizialmente, come si diceva prima al convegno, era nata essenzialmente come cooperativa del comprensorio di Ravenna. Poi nel tempo ovviamente sono cambiate alcune condizioni, per cui anziché operare solo nel comprensorio di Ravenna, oggi sono maturate altre condizioni per poter lavorare su tutta la provincia. Ovviamente l'edilizia sociale, la cooperativa è riuscita ad attuarla grazie ai contributi e ai finanziamenti anche dalla regione, ma anche alla volontà della cooperativa, nel senso che non è sufficiente a volte richiedere i finanziamenti, ma bisogna cercare anche poi dopo di mettere in pratica, e cercando anche i giusti equilibri, perché la locazione comunque è molto difficile, nel senso che è difficile far quadrare i conti, quindi questo bisogna dare atto che gli amministratori della cooperativa hanno cercato di fare il meglio, proprio perché la cooperativa oggi abbia anche delle risorse finanziarie per poter fare queste iniziative.